educational institutions in Pakistan, what we call colleges and universities. Il progetto è molto importante e di una larga visione perché non comprende solamente l'istruzione universitaria, ma anche l'acquisizione di saperi e lo scambio di saperi. La parola knowledge vuol dire proprio questo, vuol dire acquisire dei saperi e soprattutto fare in modo che sia i pakistani che vivono fuori del Pakistan, sia all'interno del Pakistan, possano sviluppare questi scambi ed avere una più larga visione. In Pakistan vi sono diverse università, ma nessuna che abbia questa impostazione molto, molto bella, molto importante, di larghissima visione e molto innovativa anche. In Europe, maybe you take it for granted. L'educazione è, come abbiamo detto, soprattutto aprire orizzonti, sviluppare, scambiare. I pakistani hanno bisogno di conoscere quello che cresce, che avviene nel mondo, soprattutto non avere soltanto una visione tecnica, ma una visione ampia. Educazione è tutto questo, e ampliare e sviluppare i saperi. Ecco perché la parola conoscenza, knowledge, che caratterizza il progetto, è più adatta per definire il progetto stesso, conoscenza, educazione. La parola educazione vuol dire proprio questo, dare maggiori strumenti che sono di carattere generale. The reason we are, this is called a knowledge city, is you want to lift, bring up the talent. Dare la migliore opportunità, non un'opportunità qualsiasi, ma la migliore, perché sì, certo, i giovani pakistani studiano ad un livello accettabile, ma qui si parla di un progetto veramente innovativo, veramente proiettato nel futuro. Qui si parla del meglio che possa essere dato al giovane, che è in grado quindi di confrontarsi, di misurarsi con il resto del mondo, con il resto che si muove meglio nel mondo intero. Aggiungo una cosa, Alima parlava prima non solo di opportunità di un qualsiasi lavoro, ma di dare gli strumenti per poter sviluppare una tecnica per fare business, per diventare imprenditori in molti campi, che crea delle persone, che dà ai talenti la possibilità di avere non solo futuro, ma indipendenza, libertà.